Buongiorno Giuseppe, ma aspettavo il red carpet, ma ormai il Festival di Venezia è finito da tempo e sono venuto qui a Ponte di Rialto per conoscere il mercato di Rialto. E chi meglio di uno chef che da 35 anni fa lo chef ed è vive qua a Venezia, può spiegarmi cosa si mangia a Venezia? E soprattutto volevo visitare il mercato del pesce. È qui. Allora andiamo a vedere il mercato del pesce. Quanto è antico questo mercato, Michele? Circa 900 anni. È ancora il fulcro dei veneziani dove vengono a prendere il pesce. Ecco, e cosa comprano? Beh, quello che offre la laguna. E oggi siamo fortunati e abbiamo i ghiozzi, detto go in veneziano. Go? Sì, è un piccolo pesce del fondale con il quale facciamo un brodo per bagnare il riso, risotto di go. Che è caratteristico. Assolutamente sì. Oppure, oggi siamo fortunati, le moeche. Moeche, sono dei granchi. Sì, questo è un granchio piccolino che viene cacciato nel momento della muta. Quindi non ha il carapace, quindi è più morbido. Assolutamente sì, fritto è una delizia. Allora, poi ce ne sono altri. Ecco, guarda, volevo farti vedere questo. I pesci grossi, abbiamo ombrine, ricciole, boseghe, ma soprattutto un simbolo di Venezia è le granseole. Questi granchi giganti che noi bolliamo e puliamo e serviamo nel loro carapace, un classico veneziano. Oppure una delle cose migliori che ci dà la laguna, le seppie con le quali facciamo le seppie nere e possiamo fare risotto e spaghetti. Polipi, insomma la laguna ci dà delle cose meravigliose. Questi sono proprio tutti di qua? Sì. Lagunari. Lagunari. No, io sono rimasto basito perché sono ancora vivi, quindi... Venezia, città di mare. La freschezza. Sì. Bene, allora Michele, noi oggi abbiamo scoperto il pesce della laguna di Venezia, però avete anche tanti prodotti di terra. Assolutamente sì, tutti da scoprire. Allora, se tu sei d'accordo, nella prossima puntata io vorrei ritrovarti così mi fai ancora da guida. Sarà un piacere. Va bene, allora se vedemo. Se vedemo. Grande. Ora lo sto imparando.